Ciao ragazzi, volutamente ho iniziato questo video in una posizione non consueta. Dopo gli ultimi video, quelli di mini coach che stanno ottenendo molto successo, sono tornato a fare un video serio, chiamiamolo serio. E oggi parleremo di una tecnica che sono sicuro, ma veramente sicuro, che ti piacerà tantissimo e ti aiuterà in diversi campi della tua vita. Questa è una tecnica che mediante l'utilizzo dell'immaginazione, ma non tanto dell'immaginazione così propriamente detta, ti può permettere di richiamare uno stato d'animo in un istante, quando tu desideri. Che cosa significa richiamare uno stato d'animo ogni volta che tu desideri? Devi sapere che una delle cose che io più apprezzo della PNL classica è la possibilità di poter aiutare le persone ad entrare in qualsiasi momento nello stato d'animo che desiderano. Infatti, possiamo affermare che i nostri successi, o meglio, la realizzazione dei nostri obiettivi non è data solamente dalle risorse che abbiamo e da come le sappiamo utilizzare, ma dallo stato d'animo che ci sorregge mentre noi stiamo facendo il percorso verso il nostro obiettivo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ogni volta che tu ti operi per poter realizzare un tuo sogno, per poter andare nella direzione che desideri, hai bisogno di uno stato d'animo positivo che ti permette di mantenerti entusiasta e motivato lungo tutto il percorso che ti divide dalla tua autorealizzazione. È vero anche che gli stati d'animo non sono solamente importanti come la base di una piramide per poter poi sorreggere tutti gli sforzi che tu dovrai fare per arrivare là dove vuoi arrivare, ma sono utili anche per goderti maggiormente la vita. Immagina solamente, non ti dico che poi lo devi fare, ti chiedo solo di immaginarlo. Immagina di poter richiamare quando tu desideri uno stato d'animo che in quel momento secondo te è il tuo stato d'animo desiderabile, quindi il tuo stato d'animo auspicabile. In questo momento tu vuoi essere sereno, in questo momento tu vuoi essere tranquillo, in questo momento tu vuoi essere allegro, in questo momento tu vuoi essere rilassato. Qualsiasi sia lo stato d'animo che tu vuoi richiamare, grazie a questa tecnica lo potrai fare in pochissimi istanti. Quindi non solo richiamare magari la sicurezza, perché magari domani vuoi parlare in pubblico e vuoi richiamare la sicurezza per poter fare le prove sul palco e domani quando sarai sul palco per parlare in pubblico, richiamerai la sicurezza pochi minuti prima per poter andare in maniera determinata su quel palco. Ma ti può anche servire semplicemente per stare meglio. Oggi magari non lavori, hai del tempo libero da spendere, vuoi richiamare la tranquillità, la serenità, la pace. Oppure magari sei un po' arrabbiato, vuoi richiamare una sensazione sempre di tranquillità e di perdono. Grazie a questa tecnica tu lo puoi fare. Una cosa ti voglio dire per tranquillizzarti, ci sono persone che fanno fatica ad immaginare se sono guidate da altre persone. Questo te lo dico perché anche io sono così. Questo significa che se io dico a una persona che ha queste difficoltà, immagina in questo momento di trovarti in una spiaggia vicino al mare, queste persone non riusciranno a farlo. Riusciranno a farlo se questa immagine si crea nel loro inconscio in maniera spontanea. Beh, ti tranquillizzo, in questa tecnica non serve richiamare immagini non tue, non bisogna nemmeno immaginare in un certo senso, o meglio, bisogna ricordare. Allora, adesso che hai capito bene di cosa parla questa tecnica, ti chiedo di sperimentarla insieme a me. La prima cosa che ti chiedo di fare è stare seduto su una sedia e un pochino meglio, altrimenti sdraiato o sdraiata. Anche se ti consiglio, visto che la tecnica non ti richiede di andare in una trance profonda, ma non ti richiede neanche di andare in una trance, ma solamente di richiamare questo stato d'animo, è più opportuno che tu la faccia da seduta, perché, o da seduto, perché se impari a farlo da seduto, poi un giorno potrai farlo in qualsiasi momento, anche in piedi, ovunque ti servirà, perché è una tecnica che non richiede molto tempo e non richiede una grande preparazione. Adesso sei seduto o sdraiato e ti chiedo di chiudere gli occhi.
La prima volta ti guiderò io, ma dalla prossima volta potrai fare questo assolutamente da solo e in autonomia. Adesso, mentre stai ascoltando la mia voce e hai gli occhi chiusi, ti chiedo di richiamare, ricordare un momento nella tua vita nel quale hai vissuto quello stato d'animo che tu vuoi richiamare nel presente. Esempio. E vuoi richiamare una sensazione di rilassamento o di relax? Richiama un momento della tua vita nel quale ti sei sentito rilassato. Vuoi richiamare un momento della tua vita nel quale ti sei sentito in pace col mondo, come se avessi perdonato tutti i torti che ti hanno fatto? Richiama quindi alla tua memoria quel momento della tua vita nel quale vivevi questo stato d'animo. Oppure se sei nervoso, richiama un momento della tua vita nel quale eri particolarmente sereno. Sei intimidito, impaurito magari perché devi parlare di fronte a una persona che ti mette in imbarazzo? Richiama un momento della tua vita nel quale ti sei sentito veramente determinato e a tuo agio con te stesso. Adesso che hai scelto il momento della tua vita da richiamare alla tua mente, ti chiedo di non farlo in maniera scientifica, cioè chiudi gli occhi e di qual è la prima immagine, qual è il primo ricordo che mi viene in mente quando penso alla tranquillità e lascia che il tuo inconscio crei in automatico, o meglio, tiri fuori da quel cassetto dei ricordi in automatico il ricordo più adatto è legato allo stato d'animo che tu desideri. Quindi non ti sforzare di cercare il ricordo migliore, semplicemente dai questo messaggio al tuo inconscio. In questo momento voglio richiamare il primo momento che mi viene in mente nella mia vita in cui mi sono sentito puntini, puntini, puntini. In questo momento, agli occhi chiusi, stai ascoltando la mia voce e hai richiamato alla tua memoria quel momento della tua vita in cui ti sentivi in quel modo che desideri, il modo in cui desidereresti sentirti anche adesso. Naturalmente, quando la mente richiama delle immagini passate, ti fa rivivere le emozioni che tu hai vissuto in quel momento. A volte te le fa vivere addirittura in una maniera più profonda, colora queste emozioni con maggiore energia e quindi le riesci a vivere in maniera veramente più profonda. In questo momento hai gli occhi chiusi, continua a sentirti all'interno di quel ricordo, non guardarlo come un'immagine esterna a te, proprio sentiti all'interno di quel ricordo. Esattamente come ogni volta nel quale tu ricordi qualcosa di piacevole. Ora ti chiedo di fare una cosa particolare. Concentrati sulla parte del corpo in cui senti con maggiore intensità questa emozione che sei riuscito a richiamare alla mente. Alcune persone sentono questa emozione nella pancia. Altre persone sentono questa emozione con maggiore intensità sul petto. Altre persone sentono questa emozione in altre parti, tipo sulla fronte, sulle mani. Non è importante che tu faccia parte della maggioranza delle persone. Chiediti solamente in quale punto del mio corpo sento con maggiore intensità questa emozione che ho richiamato. E adesso prendi la tua mano dominante, nel caso tu sei destro, la mano destra, nel caso tu sei sinistro, la mano sinistra, e poggia questa tua mano su quel punto del corpo in cui senti con maggiore intensità l'emozione che hai richiamato e tieni la mano su quella parte del corpo salda. Resta in questo stato, con gli occhi chiusi, richiamando alla mente quel ricordo e con la mano poggiata su quel punto del corpo in cui senti con più forza questa emozione che hai richiamato. E rimani in questo stato ancora un po'. Adesso è giunto il momento di aprire gli occhi.
Apri gli occhi mantenendo la mano sempre su quel punto. E se ti sei lasciato andare e hai seguito le istruzioni che ti ho dato, potresti notare che senti, adesso che hai gli occhi aperti, le stesse emozioni che hai richiamato. Non hai più bisogno di caricare nella tua mente quell'immagine. Leva pure la mano da quel punto e in questo momento stai vivendo nel qui ed ora quell'emozione che hai richiamato nella tua mente come se esistesse proprio adesso, in questo momento. Grazie a questo esercizio puoi richiamare qualsiasi emozione tu desideri in qualsiasi momento. È molto breve, è molto semplice. Ricordati bene come funziona. Chiudi gli occhi, richiami un'esperienza che ti ha fatto sentire in un determinato modo che tu desideri. A questo punto stai qualche istante in questo stato e poggi la mano sul punto in cui senti con più intensità questa nuova emozione. Attendi qualche secondo e adesso sei pronto ad aprire gli occhi e a vivere il resto della tua giornata accompagnato da questa nuova e piacevole emozione. A presto! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, iscriviti al canale se ti è piaciuto questo video e guarda anche gli altri video. Condividilo per poter aiutare altre persone a migliorare i propri stati d'animo quando desiderano. Ciao da Marco!